percorso che porta le donne in politica è più complesso di quello che avvicina gli uomini alla politica. Gli uomini decidono, hanno immediatamente la condizione del potere, la esercitano. Le donne hanno invece, almeno quelle donne che ho avuto modo di sentire io in questi giorni, hanno a cuore non la propria sorte politica, ma sentono l'impegno che gli sta calando addosso. E forse hanno bisogno anche di essere aiutate, hanno anche bisogno di essere spinte, hanno bisogno di essere accompagnate in questo percorso. Alcune lo hanno già fatto, alcune sono già pronte, alcune hanno già scelto la loro strada e sono già pronte a candidarsi, sono già pronte a entrare nelle fila dei partiti, a misurarsi nell'amore politico. Altre invece hanno bisogno di più tempo. Allora le state generali non faranno come fanno di solito i partiti tradizionali che noi conosciamo, e cioè raccolgono ciò che c'è e buttano fuori da quella porta ciò che non è stato possibile, come dire, selezionare, raccogliere. Gli stati generali faranno un'altra operazione, accenderanno un faro su queste donne, sulle donne che non sono ancora pronte, sulle donne che ancora ieri sera al telefono con me piangevano perché sentivano la responsabilità di una candidatura forte, di una spinta forte che poteva arrivare dagli stati generali, ma non avevano ancora maturato fino in fondo il proprio percorso. Ecco, su quelle donne, insieme alle donne che invece hanno già deciso di candidarsi, ci proporranno le loro candidature, ce le faranno conoscere in questi tre giorni, ci sono anche queste altre donne che aiuteremo a crescere insieme a noi. Perché gli stati generali delle donne muovono da un sentimento e da un'ottica diversa. Noi leggeremo il mondo delle donne così come ci si presenta. Non forzeremo, non le obbligheremo ad entrare in un canale stretto che è quello che porta alla fine alla decisione, ma staremo loro a fianco fino a che non avranno deciso. Questo potrà non essere oggi, potrà essere per le prossime elezioni, o potrà essere addirittura per le prossime amministrative, non per le regionali. Ci vorrà del tempo, ma gli stati generali intendono raccogliere le migliori risorse, e se ci vorrà tempo, noi glielo daremo. Credo che questo sia la cosa principale del percorso che dobbiamo fare.